Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Andiamo ora a vedere questo nuovo video di questo pane. Seguitemi. Farò questo pane con questa farina del Molino Marino Setaccio, che è una farina semi-integrale macinata a pietra, farina di grano tenero. Eccola qua. Ho fatto un'autolisi di 30 minuti. Dopodiché ci aggiungo la pasta madre, 100 grammi della mia pasta madre che avevo tenuto da parte e portato al raddoppio, rinfrescato e portato al raddoppio. La sciolgo con una parte di acqua, della dose di acqua, un po' l'ho messa per l'autolisi, un'altra po' ci sciolgo la pasta madre e poi la verso sull'impasto. Faccio girare in planetaria, aggiungendo mano a mano tutta l'acqua che è rimasta e giro per 10 minuti presso a poco. Poi verso nella mia ciotola che ho oliato e faccio dei giri di pieghe in ciotola. Ok. In questo modo. Finiti i giri di pieghe, cioè soltanto un giro, un giro, un po' di pieghe in ciotola e via. Poi copro e lascio che l'impasto lieviti 4-5 ore. Passato il tempo, quando l'impasto è pronto, lo verso sul piano di lavoro. Come si vede quando è pronto? Si vede che è lievitato, si gonfia, non è che deve proprio raddoppiare, comunque deve aumentare di volume. Si vede ad occhio, vedete? È bello elastico, c'è anche qualche bolla. E quindi ora vado a fare questo giro di pieghe a tre. Credo che ne farò due, se serve anche tre, eh? Le classiche pieghe a tre. Ok. Bene. Ecco qua. Tra un giro di pieghe e l'altro, come sapete, si copre con una ciotola e si aspetta almeno mezz'ora. Amici, so che vi avevo promesso ancora un live, una diretta, uno streaming, però devo ancora sistemare il computer. Adesso ho chiesto aiuto a Francesco, spero di risolvere questa cosa, ma non so se il mio computer, penso che dovrò comprarlo nuovo, è un po' vecchiotto, non so se riuscirò a fare questa cosa, altrimenti la farò col cellulare come ho fatto l'altra. Bene, ora allargo per benino l'impasto e vado a fare la formatura. Ecco qua, porto i lembi al centro, chiudo bene, sigillo. Questa volta farò una pagnotta. Io, avete visto, cerco di fare sempre filoni perché il pane ci piace un po' bassino. Però questa è una farina macinata a pietra e anche se l'ho tagliata con un po' di zero, quindi non mi aspetto una lievitazione, diciamo, super, proprio perché per il tipo di farina. Però pensate, sento già il profumo adesso prima di cuocere, figuriamoci dopo, eh. Queste farine sono buonissime. Ok, dopo che ho arrotondato un pochino, metto sul cestino dove ho messo un po' di semola, girato con la chiusura in alto.
Ed ora lo lascio lievitare, lo lascio per la seconda lievitazione. Ora, se fate l'impasto, se iniziate la mattina, potete tranquillamente farlo in giornata, quindi a temperatura ambiente. Io adesso, per esigenze mie, farò un passaggio in frigo, di qualche ora. Il frigo rallenta soltanto la lievitazione, quindi comunque lieviterà. Lo metto dentro una busta per non far inumidire. E poi l'ho tirato fuori, l'ho tenuto un pochino a temperatura ambiente, un'oretta, eccolo qua. Come vedete, è cresciuto, è aumentato di volume. Lo giro sulla carta forno, faccio dei tagli, il forno è già a temperatura 250 con il pentolino e vado ad infornare. Ora vi metto i tempi di cottura. Guardate, non mi è esploso tantissimo, forse dovevo farlo lievitare un'antichia di più, però non potete capire il profumo che si sente, immagino quando lo taglierò, lo faccio freddare un pochino naturalmente, però le farine a pietra sono così, non vengono grossissimi alveoli. Vediamo, tagliamo. Beh, diciamo che va bene, non è proprio il massimo, però il profumo è incredibile. Guardate, mi dispiace che non potete sentirlo, è veramente speciale, buono. Tutta la casa sembra un forno con questo profumo di sano. Bene, amici, vi ringrazio della visione. Se non siete ancora iscritti, potete farlo sul mio canale. Il mio canale è Erika Trombetta. Vi invito a lasciare un like e a condividere il video e a commentare se volete. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!